Gualdo Tadino, la montagna che vive, due secoli di storia attraverso le immagini. È questo il titolo del volume fotografico di Daniele Amoni, Sofia Raggi e Cristian Severini, che è stato presentato nella sala Panorama dell'Universo Flea alla presenza, tra gli altri, del sindaco della città di Gualdo, Massimiliano Presciutti, del vicepresidente della Regione Umbria, Roberto Morroni, e del CEO di Universo Flea, Matteo Minelli. Abbiamo pensato, vista l'importanza che rivestono le nostre montagne, sia io come autore che Cristian Severini e Sofia Raggi come coautori, di realizzare un volume inerente appunto alle nostre montagne che faccia vedere i molteplici aspetti di cui esse si compongono. Il volume di oltre 230 pagine è corredato da oltre 400 immagini che ripercorrono sia la storia sia i vari capitoli della montagna, come la flora, la fauna, l'eremo di Serrasanta, le varie manifestazioni che si sono succedute dal 1905 fino ai giorni d'oggi, per concludere anche con le più belle immagini che i vari fotografi di Gualdo Tadino, che fanno parte del gruppo fotografico Guardesi insieme al gruppo Speleo, hanno realizzato nei vari anni e nelle varie stagioni. Un capitolo significativo è anche stato realizzato inerente le grotte, l'interno delle grotte, perché anche loro fanno parte appunto dell'universo delle montagne di Gualdo Tadino, a cominciare appunto dalle grotte di Monte Maggio fino a quelle di Monte Penna. Un lavoro di diversi anni, quello condotto dagli autori, per collezionare le immagini storiche al fine di narrare con ancora più puntualità la storia della montagna gualdese, ma anche per promuoverne le bellezze e l'importanza della sua salvaguardia. Una carrellata di oltre 400 immagini fotografiche che partono dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni d'oggi, proprio su come i gualdesi hanno vissuto la montagna dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Diciamo che è stato un crescendo dove dalle poche associazioni dell'epoca che vivevano la montagna si è poi arrivati ad oggi, dove operano nel settore turistico e sportivo tantissime associazioni. Auspichiamo che questo tassello, che forse mancava ancora a Gualdo per quanto riguarda l'editoria, sia un passo importante per valorizzare ancora di più la nostra montagna, che, come dico sempre a tutti, è la vera ed unica azienda che possiamo oggi sfruttare qui. La parte che ho curato per questo libro è la parte dedicata alla montagna, intesa come momento di avvicinamento dell'uomo a Dio. Quindi questa idea di ascesa, di viaggiare verso l'alto, di trovare le energie importanti verso la montagna. È sicuramente il luogo di elezione maggiore per chi cerca la solitudine, ma anche la riflessione. E poi la montagna ha sempre avuto un ruolo molto importante nella vita dell'uomo, non solamente chiaramente nell'epoca attuale, ma anche in quella passata. Sebbene fino a 2 o 3 secoli fa, ascendere in montagna e fare una salita in montagna era sicuramente un momento difficile, molto impegnativo e non tutti se la sentivano di rischiare la vita. Quindi la parte che ho affrontato all'interno di questo testo è proprio il rapporto dell'uomo con la montagna e la crescita della montagna, soprattutto nell'ultimo secolo, nella storia di Gualdo Tadino.